Cominciato a occuparmene nel 1987, quindi un po' di anni fa, appena dopo il metanolo. Mi ricordo di aver fatto il primo in Italy nell'86 e era l'anno che veniva, però eravamo appena nei day after, quindi da lì si poteva solo far meglio. Eravamo un paese che consumava molto di più, pro capite, consumo pro capite intorno agli 85 litri pro capite. Quest'anno siamo scesi a 40 litri pro capite, anzi 39 litri. Sembra che i dati che stanno arrivando adesso sui primi dati del 2011 segnalano una nuova discesa, caduta dei consumi interni. Quindi non era sicuramente quella la strada di continuare a produrre grandi quantità. La strada era quella che abbiamo cercato di percorrere in Italia. Io credo che all'inizio eravamo un certo numero di produttori e mano a mano siamo riusciti a trascinare una parte importante del settore verso questa strada, quella di mantenere accoppiati i territori, le diverse qualità del vino italiano e anche quella capacità di fare impresa italiana attraverso la cucina, attraverso il lifestyle, attraverso il creare sempre di più attenzione ai nostri prodotti. Oggi siamo un settore che esporta qualcosa come 4 miliardi di vino italiano all'estero. Siamo la prima voce dell'agroalimentare, esportiamo qualcosa come 20 milioni di ettolitri sui 42 milioni che produciamo. Il problema è che li esportiamo a metà del valore della Francia. E quindi il nostro lavoro non si può dire completato, non si può dire ancora che ha raggiunto quello che può essere una giusta ambizione per il paese. Ecco, su questo ci dobbiamo purtroppo scontrare con tanti problemi del paese. Il problema del paese, poi, se si scende dalla grande capacità di vendere che hanno gli italiani, io sono concordo con quello che diceva all'inizio, che erano 30-40 anni fa, era molto difficile trovare prodotti italiani e ambiti di italianità all'estero. Oggi queste cose invece sono ricercate e sono anch'io convinto che molti giapponesi vorrebbero essere nati italiani, molti cinesi anche vorrebbero essere nati italiani, per cui abbiamo delle grandissime possibilità di crescita. Su questo dovremmo imparare a comunicarle meglio, dovremmo imparare a strutturarci meglio, dovremmo imparare in qualche maniera a superare quello che è un po' un limite intrinseco dell'economia italiana, ma anche la sua forza, della microdimensione, della microimpresa. E probabilmente questo dovremmo cominciare a farlo immaginando anche delle reti retail, l'operazione che ha fatto Italia a New York, in parte in Giappone, in parte in altri paesi, si appresterà a fare, è un'impresa, credo, per i settori come il nostro, che sono caratterizzati da una frammentazione straordinaria, da un'artigianalità anche straordinaria, però se non trovano un asset distributivo che sia in grado di portarli nei mercati, difficilmente potranno mantenersi e quindi avere successo. I consumatori sono sempre più attenti, ma sono anche sempre più attenti proprio a queste unicità del nostro paese. Noi a Montefalco siamo partiti dall'idea di mettere insieme Sagrantino, che è una varietà autoctona molto sconosciuta, però che era solo a Montefalco, quindi creava la differenza. Il territorio, abbiamo cercato di mettere insieme lo sviluppo agricolo e lo sviluppo turistico, culturale. Abbiamo avuto la fortuna di avere un affresco di Benozzo Gozzoli, che è uno dei suoi capolavori. Abbiamo la fortuna di avere all'interno del territorio anche Bevagna, che è un altro capolavoro di città romana e in parte medievale, e quindi mettendo insieme un po'
paesaggio, mettendo insieme la piazza romanica, le chiese, Benozzo Gozzoli, l'artigianato, il vino, il buon mangiare, il percorrere il territorio in maniera alternativa attraverso una sentieristica, così come a cavallo o in mountain bike, e poi anche la vicinanza, quindi di essere anche baricentrali rispetto a una situazione che può essere quella culturale che offre durante l'estate l'Umbria, come il Festival di Spoleto, l'Umbria Jazz e tanti altri momenti importanti. Ecco, noi abbiamo cercato di costruire intorno a questo un sistema che funzionasse e che fosse efficiente. I risultati sono stati buoni, perché io mi ricordo che quando ho iniziato c'erano due piccole strutture alberghiere nella zona, una gestita dalle monache a Bevagna e una gestita, grazie, c'ho una voce un po' tutta male stamattina, e una era una struttura alberghiera con 12 camere. Oggi ci sono 2500 posti letto, una volta c'erano due ristorantini, uno a Bevagna e uno a Montefalco, oggi ce ne sono circa una sessantina. Allora, questo, chi sono i clienti nostri? I clienti nostri sono gli stranieri. Prevalentemente abbiamo una permanenza media più elevata dell'Umbria, abbiamo un indice di riempimento delle camere più elevato dell'Umbria, e questo lo porta il tedesco che ama l'Italia, l'olandese che ama l'Italia, noi abbiamo tanto, addirittura a Montefalco abbiamo australiani che io non so come ci arrivano, però perché poi arrivare in Umbria è sempre difficile, se uno non, ecco, a Roma forse ci arriviamo, ma dopo diventa tutto complicato. E questo fa comunque di questo nostro territorio un po' qualcosa di particolare, però tutto questo parte dall'aver trovato la differenza e aver lavorato su questo punto, cioè aver garantito che nella realtà il Sagrantino fosse qualcosa di unico, ma ancor più unico se abbinato all'affresco di Benozzo Gozzoli e poi a tutto un altro sistema valoriale, che è anche quello dell'attenzione per l'ambiente, della sostenibilità. Ecco, io credo che la sostenibilità non sia solo attenzione per l'ambiente, ma anche un'attenzione, cioè una regola economica ed etica. Non si può fare sostenibilità con aziende che non producono reddito e non si può fare sostenibilità quando poi si utilizzano lavoratori che non, ai quali non si pagano i giusti contributi. E volevo chiudere ancora una cosa, ecco, per cui io credo che di questo legame che abbiamo avuto la grande fortuna di avere tanti ammiratori dell'Italia, entrando ho letto che qui ha soggiornato Lord Byron, ma abbiamo Goethe, che hanno creato quello che è l'immaginario del bel paese. Ecco, un po' riuscire, questo orgoglio di riuscire a mantenere questo paese come il bel paese, e questa dove si trovano cose straordinarie, dove possiamo raccontare di imprese, di belle imprese italiane straordinarie che si posizionano sulle lunghe reti ed arrivano nei mercati lontani, creando anche questo effetto di ritorno del turista che ammira l'Italia e trova in questo paese qualcosa di speciale.